cosa colgo l'occasione di salutarvi, Roveretani. Insieme alla compagnia Eboe Teatro abbiamo pensato di proporvi un breve estratto dal Lucunto dei Lucunti di Giambattista Basile. È un libro scritto in napoletano nel 1600 e si inserisce perfettamente nel mio percorso artistico che, diciamo, parte dalle lingue inventate, quindi da una lingua inventata ad una lingua dimenticata. Esattamente come succede per gli altri spettacoli, la cosa che io raccomando con tutto il cuore è di non aver fretta di capire tutto, ma invece di rilassarsi, lasciare che questo racconto arrivi piano piano e piano piano poi vi introdurrà in un mondo fatto di magie, di fate, di orchi e di cose sorprendenti. Ma bisogna che per 20 minuti voi lasciate la vostra razionalità un po' da parte e vi affidiate invece più alla voglia e al desiderio di sognare. Naturalmente era uno spettacolo che è stato disegnato e progettato per essere fatto dal vivo, vediamo cosa succede se ci affidiamo ad altri mezzi. Ma io credo che la cosa importante sia che voi vi rilassiate e cercate di godervi quanto più possibile anche la sonorità di questa lingua e vedrete che con questo tipo di atteggiamento potrete aderire ad un mondo fatto di magie. Con questo io vi auguro anche buone feste e speriamo di rivederci anche presto dal vivo con lo stesso spettacolo, Lucunto dei Lucunti di Giambattista Basile. Buone feste! Chi dice che la fortuna è ciecata è più saggio di qualsiasi cantastoria, perché la fortuna mena colpi veramente da ciecato, dando grande rilievo a persone che tu nulla cacciarissi manca da un campo de fave e rovinando persone che invece sono il fiore dell'umanità, come sentirete. Dice che era Marigliano, una femmina da bene chiamata Masella, la quale, oltre a sei figlie femmine, tutte zitelle, zite, come a sei pertiche, aveva un figlio maschio chiamato Antuono, il quale era lo più bozzacchione, caccia la pascere, che non era capace neanche a giocare con le palle di neve. Per la qualcosa Masella se ne stava come scrofa con lo tacco e mocco, di grignava i denti dalla rabbia e ogni giorno gli ripeteva: ma cosa ci stai a fare dentro questa casa? Pane maledetto, squaglia, piezza e catapizza, sprofonna, maccarone, spalomma, chianta malanna, lieva di padannanza con la castagna come fosse cagnata dinta la culla. E invece di un bel bambino, un bel popatiello, ma fu posto stu maialone pappa lasagna. Ma tant'è che Masella parlava e essa si scava. Allora, un giorno come un altro, la mamma, vista che Antuono non c'era speranza che mettesse lo capo a fare bene, dette numana a Nulai Naturo, un mattarello di rovere massiccia, e cominciò a pigliarci la mesura dell'uieppona. Antuono, che quando meno se l'aspettava, si vide pettoniare, stecconiare, infoderare. Appena le potette scappare di mano, la mostrai di talluna e tanto camminò che arrivò alla pedamenta d'una montagna talmente alta che giocava a Tozza Martino con le nuvole. Lì, seduto su una radice di pioppo, ai piedi di una grotta lavorata di pietra pomice, c'era Nuorca. Mamma mia, quando era brutto! Era chisto in una nuozza, strappata da fascena, teneva la fronte tutta vitorzoluta, le sopracciglia unite in un unico sopracciglio, l'occhio storzellato, il naso ammaccato con due pertuse che parevano il rui chiavaca maestra, la bocca grande quanto una tinozza dalla quale uscivano roi zanne che arrivavano fino all'osso di talluna, le braccia corte da trapelatura, il petto pilloso, le gambe a botte di lame, le pede a papere. Insomma, pareva un ragnaccio, una race cotena, una tarantola, un brutto diavolaccio, un uparassacca, una malombra che avrei fatto squagliare un corpo a un Orlando furioso, avrei fatto atterrire uno scardera becca, avrei fatto impallidire un maestro schermitore d'astuzie. Ma tant'è che Antuono
non si muoveva neanche allo schioccar di fonda. Anzi, fatto una bella vasciata da capo per saluto e rispetto, attaccai a dire: «Buondì, messere! E che si fa? Vuoi qualcosa? Ti serve qualcosa? Che si fa insieme a voi due? Un'informazione, ma da qua fino al luogo dove io agio da ire, quanta ci sta? Quanto c'è sta da qua fino al luogo dove io agio da ire?» L'orc, che sentendo questo discorso da palampertica, ci venette da ridere e le piacquetto l'umore della bestia, tanto che ci disse: «Ne, ma tu vuoi stare a padrona?» Aveva la voce un po' nasale l'orco, ma non perché fosse raffreddato, proprio di costituzione. «Ne, ma tu vuoi stare a padrona?» Dipende, work, dipende da tu quanto vuoi o mese. L'orco, continuando a ridere, gli disse: «Tu attirati a servirmi onoratamente e vedrai che gli aramma d'accordo e farai la buona giornata». E così conclusero sto parentato. E Antuona si fermò a servizio dell'orco, dove lo magnare se gli stava per la faccia, circa lo lavorare se stava da poltrone, tanto che in quattro giorni Antuono divenne grasso come un turco, tondo come un bue, rosso come un gambero, verde come all'aglio, aiardo come una galla, e talmente attasato e attorzato da pelle che quasi non riusciva più ad aprire l'occhio. Dopo qualche periodo, però, ad Antuono venutole un fastidio sto grasso, sentendo un po' di nostalgia per Marigliano, ci venne un fastidio tutto sto grasso e pensando alla casarella sua, quasi tornò magro quant'era prima. A quel punto l'orco, che conosceva molto bene questa inquietudine, lo chiamò da parte e gli disse: «Senta, Antuono mio, io saci che tu tieni una grande ardenza di rivedere le carnicelle tue, e siccome ti voglio bene come le pupille mie, so contenta che hai sto gusto e fai sta passata. Anzi, guarda, c'è sta qua una senella, pigliatella che te la varrà la fatica del viaggio. Ma mi raccomando, non ci dicere mai arre cacaora, che te ne pienta per l'anima da bava». Intanto che l'orco parlava, Antuono si era già salito sull'asino e si dirigeva verso Marigliano, ma non detto manco un centenare da passi che, sceso dall'asino, gli disse arre cacaora. Appena perse la bocca Antuono, ecco che la senella cominciò a cacare perle, rubine, zaffiri, smeralde, diamante grande quanto una noce luna. Antuono, con tanto da parma da bocca aperta, teneva mente a sta asciuta de corpo, a ste superbe spillazioni de mazza, alle ricche cacarelle dell'asenello. Perciò, fatto pieno un fazzoletto di tutte quelle gioie, risalì sull'asino e si diresse verso una certa taverna, dove appena arrivato disse all'oste: «Ehi, oste, occupati tu del mio asino, dalla buona mangià, ma mi raccomando, non ci dicere mai arre cacaore». Lo tavernare, che era delle quattro dell'arte, saraco de porto, maestro provato d'ogni astuzia, sentendo questa avvertenza un po' insolita, venne in curiosità di sapere ma che significavano queste parole. Perciò, fatto bene da mangiare ad Antuono e fatto lo zucare quando chiù potette, l'unca forchiaia tra un saccone e una coperta. Poi, non appena vide che le si appagnavano l'occhio, ronfare a tutta forza, scese in cantina, andò dall'asino e gli disse «Arre cacaore». E l'asenello, per la medicina di queste parole, fece la solita operazione, spillandosi da corpo cacarelle d'oro e sciorde di diamante. Lo tavernare, vista questa evacuazione preziosa, fece un pensiero di scagnare l'asino. Pensando fosse cosa facile imbrogliare, arravogliare, infenocchiare, mettere in mezzo, vennero vessiche per lanterna, anu sempriscione, papacchione, maialone, bestione, come chille che l'era imbattuta per mano. Tant'è che la mattina appresso, quando l'aurora esce alla finestra dell'Oriente, a iattare l'urinare della marita chi de pisciazza arancione, Antuona se svegliai, se scertai l'occhio, se stennacchiai per una buona mezz'ora, e dopo aver fatto una sessantina da pirata e sbadiglie, sbadiglie, pirata, in forma di dialogo non platonico, Antuono va dall'oste e gli dice: «Noi amici, i portafogli nemici, amicizia longa, li cunti spiss». E così Antuono disse: «Fatta li cunta e pavata». E perciò, fatta
Chesta per lo pana, chesta per lo vina, tanta per la carne, tanta per la minestra, 5 de stallaggio, 10 de letto, 15 della simpatia, Antuono pagaia. Poi se pigliai l'asino fauzzario, se pese un bello sacchetto di pietra pomice invece delle prete preziose, e si avviò verso Marigliano. Ma innanto che mettesse lo piede alla casa, cominciò a gridare come se fosse stato scottato dalle ortiche: «Mamma, vieni che siamo ricchi! Appara la zona, stinna tovaglie, spanna coperte, che vedrai tesori!» E la mamma, tutta piena di contentezza per queste parole, prende un baule vecchio con il corredo delle figlie da marito e tira fuori lenzuola e tira sciosciola che vola. Poi spanna coperto gli anche che zombavano in faccia, mesale a duruse decorata e fa tutta quanta una bella apparata in terra, sulla quale Antuono mette l'asino. E quindi incomincia a dire: «Arr, mamma, aspetta. Arre cacaora, guarda. Arre cacaora. Arre cacaora.» Ma essendo tornata a replicare quelle parole 3 o 4 volte, tutte quante gettate allo vento, Antuono prendono turciatura, un bastone e comincia a minacciare l'asino. E tanto lo minaccia che lo povero bestia all'antanna se per sotto fece una bella squacquarata gialla in coppa li panna yank. Masella, che dove sperava di trovare fondamento della sua povertà, ebbe un fondamento così liberale che ci appastai la casa appena settimana, dette demana nu tutara. E innante che lo figlio ci mostrasse l'italluna, ci fece una diesarciatura, tanto che Antuono appena potette se la squagliai alla volta dell'uork. L'uork, vedendola arrivare, chiude trotto che de passa, ci fece una buona sfuriata di musica. Chiamando Battolicchio, Pettilollo, Bocca Machista, Bozzacchione, Cazzone Pineacque, Stronzuna Zallanuta, che invece d'un asino caca tesoro, che s'era fatta là? Nu bestia caca mozzarella color arancio. Antuono, aiutandosi sto pinnolo, giurai che mai più se sarei fatta borlare, pascoliare e fregare da uomo vivente. E così Antuono rimase al servizio dell'uorco. Ma dopo un poco di tempo gli ritornò questa febbre, questo desiderio di rivedere la casa sua. E allora l'orco, che era brutto di faccia, ma molto generoso di cuore, dandogli licenza, gli regalò molto di più di un bel fazzoletto, dicendole: «Antuono, porta questo fazzoletto a mammata come regalo, ma mi raccomanda, non fare lo ciuccio come faceste con l'asino. Innanta che arriva alla casa tua, non dicere mai arapata o serra tutto vaiola. Casi da casca d'altra disgrazia, poi lo danno, è lo tuo.» Mentre l'uorco parlava, Antuono prese il fazzoletto e si recò verso casa sua. Ma non dette manco un centenario di passi, non fece manco mezzo miglio, che subito prese il fazzoletto, lo stese per terra e disse: «Arapata, tu vaiuola, è loca, te vadiste a scire tante sfogge, tante ricchezze, tante galanterie, che fu una cosa incredibile, tanto che Antuono subito dice: serrata tu vaiuola, e serrata ogni cosa d'intra, prende tutto questo e se ne va verso la solita taverna, dove appena entrato dice all'oste: «Oste, ecco questo fazzoletto, mi raccomanda, sti pamella. Oh, ma non dicere mai arapata o serrata tu vaiuola, capota una pienta.» Lo tavernara, che era delle tre cotte, prese il tovagliolo e lo mise da parte. Poi lo fece buono a mangiare, lo fece buono a zucare, prende la scigna per la coda e poi lo mannai a dormire. Prese il fazzoletto e disse: «Arapata, tovagliola.» E anche lui vide tante ricchezze da stupire, per la qualcosa pensò di scambiare due fazzoletti, di prenderne uno simile, così che con Antuono se svegliai ce lo raffalaia.
Antuono, col fazzoletto falso, va verso casa sua e ancor prima di mettere piede a casa comincia a urlare: «Mamma, mamma, adesso sì che daremo un bel calcio alla pezzenteria! Ora mo sì, carra media rimma, a patocce, froglie e penzoglie!» La madre, sentendo questa cosa, riponendo ancora un po' di fiducia, lo fa fare e lui mette appunto il fazzoletto per terra e dice: «Arabato, tovagliolo! Tovagliolo! Oh, amico, arapata! Arapata, tovagliolo!» Ma ovviamente lo tovagliolo non si aprì. E il ragazzo, vedendo che le cose non stavano andando esattamente come lui si aspettava, per anticipare la rabbia della madre, disse: «Mannaggia, mannaggia che lo tavernara me l'ha ingarrata una volta! Ah, ma noi siamo in due che possa perdere il meglio mobile della casa mia se quando torno per quella taverna per vendicarmi di tutto questo non ci faccio crastole di tutta la piattara!» Ora la madre Masella si lasciò andare ad uno sfogo di rabbia che io però non vorrei tradurvi. Però per voi sarà facile fare un esercizio di immaginazione. Ora voi mettetevi nei panni di un genitore che ha riposto tutta la fiducia nel figlio e che viene tradito per la seconda volta in un modo veramente spettacolare. Pensate a questa rabbia, che è una rabbia veramente che nasce dall'addome e poi va su sul petto. E quindi adesso io vi riporto le parole di Masella, però senza tradurle. A voi lo sforzo di immaginazione per poter bene comprendere quello che disse Masella. Antuono, lievata madannanza. Antuono, rumbata la catena della spalla. Antuono, lievata madannanza, che io non ti mazza che a digerire. Antuono, sempre ma s'abboffa la valla, ma s'antorza in canna. Ogni volta che mi viene fra ripeto, ma vattenna, che sta casa ti pare da fuoco, ma vattenna, te spari, non ti voglio più vedere. Pozza morì, fa conto che io a te non ti avessi mai cagata. Ecco, questo fu quello che disse Masella al figlio. Allora, il figlio, avendo visto questo lampo, non volle aspettare il tuono. E prima che la madre potesse cominciare a dargli una bella sarciatura, ci mostrò talluna e andò verso l'orco. L'orco, vedendolo venire, muscio, muscio, scialappa, scialappa, ci fece nata bella ricercata di cimbalo, dicendola: «Io non saccia chi matena che non te sborzo un occhio. Tu sei un chiacchiarone, una bocca per tara, un culo di gallina, una naccanella, una trombetta della vicaria che ad ogni cosa da mettere in banna. Ma è sempre un macato tutta quella che tiene in corpo. Non te sai tenere tre cicce in mocca. Ma se stavi zitta alla taverna, non ti sarebbe successo quello che è successo. E invece, per fare della lingua tua taccarella de morina, hai macinato la felicità che ti era venuta da questa mano.» Antuono, mistosi la coda tra le cosce, si sentette sta sfuriata e rimase 3 o 3 anni al servizio dell'orco. Passato sto periodo, ci tornai una volta la terzana da ritornare a casa sua. E l'orco, per togliersi d'annanzo stu fastidio, fu contento che lui se ne partesse definitivamente e gli regalò una bella mazza di legno lavorata, dicendola: «Antuono, teccata sta mazza. Ma mi raccomando, prima che arrivi a casa, non dire mai aizzata mazza, che i poco tic non ce voglia parte.» E Antuono rispose: Work, mo le cose sono cambiate, mo sono cresciuto, mo ho messo i denti del giudizio, mo lo saccio quanta pareglie fan tre buoia. Saccio quanta pareglie fan tre buoia, non sono più un bambino. Antuono, i parola sono femmina, i fatti sono mascoli, soltanto l'opera lauda il maestro.
Io ti ho avvisata, tu mi hai sentito meglio che un surdo. E come dice il proverbio, uomo avvisato, mezzo salvato. E intanto che l'orco continuava a dire, ecco che Antuono già se la sfilava verso la casa sua. Ma non fu molto lontano dalla grotta che prese la mazza e disse, aizzata mazza. Ma non fu parola questa, ma arte d'incanto, che subito la mazza s'aizzaia e cominciai a lavorare da tuornio sulla schiena dell'onigro Antuono, tanto che le mazzate chiovevano a cielo aperto e una mazzata ne esecutava subito un'altra, tanto che l'uguaglione, vista sa pestata e pargardata come pelle cordovana, disse «Ah, fermata mazza!» E la mazza s'arrestaia da fargli il contrappunto sulla cartella della schiena dell'onigro Antuono. Al che l'uguaglioncello, avendo fatto esperienza sulle proprie spalle, pensò, zoppo sia chi fugge, affè non me lascia scappare l'occasione, ancora s'ha da curcà chi deve passare la mala serata. E si recò verso la solita taverna, dove fu accolto con la più grande accoglienza, perché lu tavernara sapeva quali doni poteva portare Antuono, o meglio, lu tavernara sapeva che zucchero rendeva che la cotena. Perciò Antuono, appena entrato, gli disse, tavernara, teccata sta mazza, ma mi raccomando, non ci dice mai, aizzata mazza, tiennama buona che sta in pericolo, poi non ti lamentare di Antuono, che io mi protesto e faccio lo liettannante. Lu tavernara, tutto contento di questa terza avventura, lo fece buono abbottonare da menestra, ci fece buono zucare lo vino e poi lo mise a dormire in un letticciolo. Poi prese la mazza, chiamò anche la mogliera a sta bella festa e disse, aizzata mazza. E subito la mazza s'aizzai e cominciai a trovare la stiva del tavernare e tuffata da qua, tuffata da là, ce fece in aiuto e venuta del truono, tanta che chi si visse curta e mala parata senza rimedio, corsero da Antonio, sempre esecutata dalla mazza che continua a colpirli, e disse, Antuono, Antuono, aiutaci tu. E Antuono ci disse, che ti avevo detto, mi dispiace, mo non ci sta rimedio. Ui murarrita crappata de mazzate, a meno che non mi tornate a rete tutta quella che mi avete pigliata. Lu tavernare, che era buono in casata, buono intumiata, ci disse, pigliate tutto quella che agge, ma levamo sto sfrusciamento a reti spalle. E per meglio assicurare Antuono, fece arrivare tutto che il ci aveva zeppoliato. Antuono, quando vide tutte le sue cose, disse, fermata mazza! E la mazza si fermai e sparì. A quel punto Antuono, vedendo tutte le sue cose, le prese e si recò verso Marigliano, verso la casa sua, e fatta finalmente dimostrazione delle doti del tafanario dell'asino, prova sicura del fazzoletto, fece ricca la mamma e sposò tutte le sei sorelle dandogli una buona dote, ma soprattutto facendo vero il proverbio che dice «Chi pazze e piccirille, i Dio ci pensa». Thank you.